me mangi, se mi salta il cammino. Guardi, io presto, presto, quindi sì, e a cominciare il mio. Erano tutti i figli a tavola, che era mezzogiorno, tutti
Vediamo tutte contente e allegre, e stavamo pensando che dovremmo fare magari una festa per abballare tra noi giovenotte, perché contente come questo carnevale, con soldi assai e con mangiare assai, non ci avevamo mai stato. E poi che la nostra famiglia erano tutti a tavola, senza che nessuno mancava. E mia madre, che tutta si fregava perché aveva le sue figlie tutte presenti. Quanto abbiamo inteso a bussare alla porta. E mia madre va a vedere chi è e vede un appuntato dei carabinieri che dice: non si spaventasse signore, che non c'è niente di male. Che sta qui rapito l'incenso? E mia madre risponde: sì, è un figlio. E così l'appuntato dice: oggi ne abbiamo 18 e il 20 di febbraio alle ore 10 suo figlio si deve trovare a Siracusa, perché il governo, per resistere a fare la guerra, aveva bisogno dei picciotti della classe del 1899, dei primi 4 mesi. E questa è la cartolina progetto. Mentre hanno chiamato a me, l'appuntato mi ha detto: tu giovanotto, fatte coraggio, che devi andare a fare la guerra. Quinta e lunedì di sera dovete essere tutte pronte, e chi non parte deve partire con i carabinieri. Ecco come andavo a finire tutto il divertimento e tutta l'allegria, di pianto. Così tutte le belle pensate che aveva fatto Vincenzo.